hanno sparato nel portone. Qui ci sono anche le prove. Qui. Qui. Il proiettile è andato nel muro. Qui. Però noi non l'abbiamo ricoperto perché ne abbiamo fatto di una, tipo un'arma, perché questa nostra, questa cosa che è successa per noi è stato brutto, però di sicuro è stata una forza. Si toglie tanta manovalanza e quindi proprio per questo è successa questa cosa. Perché i ragazzi che potrebbero lavorare, diciamo, per la camorra invece vengono qui e raggiungono un obiettivo passo per passo, grazie alla fondazione. Diamo fastidio a chi spaccia i nostri quartieri, diamo fastidio perché la Presidente fa le manifestazioni, noi facciamo le manifestazioni. Non vivo tanto contenta perché a volte è anche il quartiere che non ti fa essere felice. Le persone che ci stanno dentro. Mio padre è uno di quelli, era uno di quelli. Sono sbagli, anche lui ha fatto i suoi sbagli, perciò li sta pagando. Lui lo dice sempre, è quello che mi merito. Però dice che un giorno lui uscirà e tutto il tempo perso lo passeremo insieme. Non hai avuto proprio una vita semplice, no? Papà... No, anche mio padre è stato in carcere, sta in carcere, già da 2 anni. Ha fatto i suoi sbagli e anche lui deve pagare. La famiglia quando a volte vede che noi andiamo alla marcia contro la mafia, la gente può dire, mamma mia, com'è? Che ci fanno lì? Però è la verità, io perciò ci vado, perché è la verità, io sono contro la mafia. Sono contro la camorra, io sono sempre la prima, perché è la verità, mio padre vuole sempre questo, che in ogni marcia, in ogni cosa che si parla di contro la camorra, di contro la mafia, dobbiamo essere sempre le prime. È un quartiere difficile, un po' difficile per noi, perché c'è poco lavoro e poi c'è tanta malavita e ho paura di scendere. Non dovrei avere paura di scendere. Invece tutti abbiamo paura di avere un proiettile addosso. Noi la vogliamo disarmare questa città. E noi ci occupiamo e ci preoccupiamo di ogni singolo ragazzo che è qua dentro. Ci carichiamo, sì, sulle spalle quelli che sono i loro problemi e le loro difficoltà. E ci proviamo e a volte ci riusciamo ad offrire un sorriso, ad offrire soprattutto la possibilità di dire che tu hai futuro. Tu non è perché sei nata a San Giovanni, il tuo futuro è il tuo presente, che a volte è proprio brutto. Questa è l'aula che insieme alla fondazione abbiamo fatto col progetto della Digital Academy. Quest'aula è nata in collaborazione con la fondazione, abbiamo fatto un progetto insieme ai ragazzi dove gli studenti universitari insieme ai ragazzi della fondazione hanno sviluppato dei progetti digitali che avevano ad oggetto il comune di San Giovanni, il quartiere di San Giovanni a Teduccio. L'università è arrivata in questo quartiere circa 4-5 anni fa e ha preso il posto di quello che era negli anni passati la fabbrica della Cirio. Quindi un qualcosa intorno al quale il quartiere si rivedeva pesantemente. Voglio ritornarci, però non voglio ritornarci solo per un momento, voglio ritornarci lì per studiare, per capire le cose, per poi portarle a qualcuno, perché l'università ha cambiato tante cose. Se sei nata a San Giovanni non devi essere necessariamente il figlio della camorra o la figlia della camorra, il figlio di quello che per mettere il piatto a tavola la sera devi andare a rubare. Tu, se sei nata a San Giovanni, puoi studiare, puoi essere bella, puoi essere bello, puoi in qualche modo dire io ce l'ho fatta. Io penso che noi dovremmo avere le stesse speranze come ce l'hanno gli altri che non hanno le nostre stesse difficoltà.